Sindaco, un consuntivo di questo evento che anno dopo anno cresce sempre di più e che ha tanto consenso in tutta la regione, ma mi risulta che anche fuori la Sicilia ci sono partecipanti. Sì, è un evento importantissimo per l'Agrigento, è un segnale post-pandemico significativo. E sono più forse di 900 gli iscritti, vengono anche da tutte le parti d'Italia, c'è anche qualche straniero, importantissima quindi allora, la presenza di tanta gente e come dicevo l'altro giorno, lo ripeto oggi, finalmente non abbiamo più gli escursionisti ad Agrigento ma i turisti, perché questo gruppo di persone che si è spostato proprio per partecipare a questo evento e anche chi li ha accompagnati, parenti e gli amici, sono rimasti almeno per 48 ore qui ad Agrigento, quindi è un volano per la nostra attività economica, per il nostro turismo, per la nostra cultura. Voglio riuscire a istituzionalizzare questa mezza maratona e far sì che ci sia la mezza maratona di Agrigento, come c'è la maratona di New York, come c'è la maratona di Firenze. E voglio ringraziare allora, anche chi ha organizzato questo evento, perché è stato veramente perfetto nell'avere scelto anche il percorso, perché il percorso attraversava anche la Via Sacra nella Valle dei Templi. Io penso che è uno scenario unico, gli atleti sicuramente non hanno avvertito la stanchezza nel momento in cui erano così distratti dalla spettacolarità dei monumenti che li sovrastavano, che stavano accanto a loro. E questo è anche importante per una maggiore visibilità per la nostra città, per la nostra Agrigento. Consuntivo dell'evento, com'è andato? Intanto guardate la bella giornata che modestamente abbiamo saputo organizzare, sono più di 900 atleti presenti, il sole ci ha premiato i nostri sforzi e gli sforzi anche dell'amministrazione, della polizia, di tutti quanti, della prefettura, della questura, degli atleti che stanchi ma contenti hanno ultimato il Vincenzo nostro percorso. Vincenzo Stancampiano, grazie a tutti e grazie anche all'assessorato regionale allo sport e al turismo che ci ha quest'anno per la prima volta nella storia della nostra gara è presente con noi ed è un nostro partner importante e ci auguriamo che lo sia nel proseguo degli anni. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima mezza nel 2022, nel marzo del 2022, sempre più numerosi. Il Lions Club Agrigento Oste da sempre organizzatore di questa gara. Scusate, il nostro presidente Giuseppe Calamazza. Siamo felici oggi di avere concluso questa manifestazione sportiva che è andata benissimo, anche il tempo ci ha graziato. Agrigento diventa sempre una città più sportiva, allora, le istituzioni sono con noi, complimenti alla GS Valle dei Templi che ha organizzato questa bellissima manifestazione. Dottore, lei ha seguito la gara come medico, è successo qualcosa, come è andato, è dovuto intervenire o no? La gara è stata interpretata nel modo migliore dagli atleti, significa solo divertimento, perché è una gara unica nel suo genere, mare e la Valle dei Templi, non ci sono stati problemi particolari, gli atleti hanno capito, soprattutto quelle età avanzate, meno allenate, come interpretare nel modo giusto la gara, quindi nel senso, nello spirito più sportivo del termine, tutto è andato bene, non sono dovuto intervenire per niente, ho concluso la gara regolarmente. Sentiamo il parere di qualche concorrente, un bilancio di questo evento, come è andato, vi è piaciuta, da dove venite? Noi veniamo da Palermo. Forza ragazzi! È stata forza. Una manifestazione molto molto bella, un po' faticosa soprattutto la salita alla valle, però poi ne vale la pena perché è molto suggestiva il panorama. A ripetere? Sicuramente, anche perché devo prendere la parte finale della medaglia, perché è divisa in tre giornata così concordia, quindi dobbiamo finire di A. Allora, io vengo da Palermo e sono arrivata seconda assoluta, ho gestito la gara fino ai primi 13 chilometri da prima e conoscevo il percorso, un percorso molto suggestivo che valorizza questo grande patrimonio dell'UNESCO, se possiamo dire, che è la Valle dei Templi, quindi sicuramente è una gara molto tecnica che va affrontata con la testa, perché chiaramente la salita poi è... 17esima mezza maratona, Idris è nuovamente primo assoluto, qual è il tuo giudizio su questa gara? Allora, oggi è una bellissima giornata e soprattutto ci tenevo a vincerla oggi come un premio del mio rientro nelle gare e spero che sia un inizio per il podismo italiano, soprattutto dopo questa pandemia del Covid. Il premio è bellissimo, la gara meravigliosa, sia a tempo che percorso, penso
penso che sia più bella la mezza maratona che l'ho fatto finora. Sono abito a Messina di diversi anni, ma sono originaria ucraina, cittadina ucraina. Nadia Sukharina. Grazie. È molto inaspettato, non speravo proprio, è stata una sorpresa in tutti i sensi. Tra vincita, percorso, tempo, organizzazione, tutto bello. Alla valle implica anche una discesa vorticosa che senz'altro va gestita in un certo modo. Come al solito è suggestivo il percorso, sono alla seconda edizione, non mancherò per la terza edizione e sono anche contenta del fatto che nonostante la pandemia ha avuto un buon numero di atleti, perché ci aggiriamo intorno ai 1000, quindi complimenti agli organizzatori che hanno saputo, diciamo, organizzare nel migliore dei modi questa manifestazione.